a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video delle Lucky Island che io sul mio canale chiamo Lucky Skywars perché si chiamano così e l'ho sempre chiamate così. Detto questo ragazzi, oggi andiamo a provare appunto la modalità solo perché lezza e vabbè, vediamo se effettivamente è meglio quella da solo o quella in team. Poi casomai decideremo cosa portare nei prossimi episodi. Detto questo, ci rivediamo in partita. Ok, eccoci finalmente in partita. Ragazzi, stavolta sono nelle mappe da solo perché ho visto che effettivamente l'ultima volta ho giocato la modalità team, però ho scoperto che c'era anche quella in solitario che è abbastanza onesta come cosa. Perché non riesco a invertirle? Vabbè, ok, le lasciamo qui così. Comunque, allora, ci sono un pochettino di lucky block. Io spero ce ne siano tanti perché mi piace tantissimo aprirli. E ho trovato un villager e gli smeraldi. Questa è nuova, mi sembra. Ma cosa mi dai? Cioè, mi ha dato gli smeraldi, però... Ah, sono tutti villager diversi. Sì, ma non servite a nulla. Vabbè, questo mi dà i pantaloncini, ma... Guarda, piuttosto sto nudo. E come ci arrivo in cima? Vabbè, ma come funziona? No, ma che senso ha? Fa veramente schifo questa cosa. Vediamo cos'è una spada. Vabbè, intanto una spada con sharpness 3, buonissimo. Veramente buono. Il blocco. Il blocco ci può stare. Ora, io devo salire in cima, perché effettivamente ho visto che in cima ci stanno altri lucky block, quindi assolutamente li voglio andare a prendere. Almeno uno sicuramente c'è. Se ce ne sono anche altri non ne ho la minima idea, però comunque ci voglio andare. E oltretutto mi servono anche questi blocchettini qui, già che ci sono, quindi li prendo. Allora, li trasformo in legna normale e cerco un modo di salire che non sia troppo anomalo, perché sinceramente non saprei come salire se no. Ok, saliamo in cima, in cima, in cima. Un lucky block direttamente qui, forse era l'unico che ho visto. Tutto la sand ci serve per spostarci. E poi ce n'è uno laggiù che sta facendo un ponte. E... non so perché ho aspettato così tanto, ragazzi. No, 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 ho quattro frecce. Ho quattro frecce, quanti usi? Non me lo dice? Vabbè, chi se ne frega. Ok, c'è un altro lucky block qua su. Posso prenderlo. Però non ho molto cibo, cavolo. Questo è un problemino. Vabbè, potrei andare subito dal mio amico che mi sta accanto. Questi in teoria quando spawnavano non davano i diamanti. Ma forse sono caduti di sotto. Qua c'è qualcuno oppure no? Non lo so. Comunque ragazzi, senza piccone non si fa... Ma che cavolo fai? Ma che cavolo fai? Ma guarda, io ti butto di sotto. E tiramelo la prossima volta, dai. Tiramelo di nuovo lo slime, così, a 3 metri di distanza. C'è già uno al centro? Ma se ti buttassi di sotto? No, ma non cade ovviamente. Ti colpisco di nuovo. Non ci muore mai. Ho finito l'arco e le frecce. Vabbè, giustamente l'arco con 4 usi e 4 frecce. Beh, ci sta come cosa, ci sta. A questo punto, ora che ho preso tutto, potrei provare a scendere. Siccome ho bisogno di cibo, mi prendo un pochettino di fieno qui, mi crafto proprio i panini. E i villager, ho sentito uno morire. Ma si stanno uccidendo. Vabbè, cavoli loro, detto sinceramente, cavoli loro. Allora, intanto io qua, però stanno facendo casino e la cosa mi disturba alquanto. Quindi ora magari li uccido io, Se non si stanno... Ok, sono stati zitti, perfetto. Zitti perché, per qualche strano motivo, sono morti tutti quanti. Vabbè, ovvio, ovvio. Comunque, lo stavo dicendo, ragazzi, che mi servirebbe qualcosa. Cioè, io c'ho da prendere il ferro che sta lì, comunque. Ma non posso prendere il ferro perché mi serve il piccone in pietra, che la pietra magari sta da qualche parte qua sotto, ma non c'ho voglia di scavare. Quindi, a questo punto, potrei provare... O andare, ma sì, andiamo al centro e chi se ne frega, dai. Volevo dire ad andare nell'isola di quello accanto, ma ragazzi, andiamocene al centro e sti cazzi proprio. Sperando che nessuno ci butti di sotto, però. Ok, ce l'ho fatta perlomeno. Vabbè, non siamo proprio al centro, siamo vicino. Due lucky block qua, perfetto. Uno zombie. No, no, mi dà fuoco, ragazzi, bisogna stare attenti. Così danno fuoco se si avvicinano. Ok, è morto. Che culo! Mi ha droppato le scarpettine anche nuove, oltretutto, di marca, poi. Piccone, piccone quello che mi serviva. Top, ragazzi, top. Quindi posso finalmente fare così. E a questo punto mi faccio una crafting table e un corpetto in diamante. Che è una cosa bellissima, tipo, perché ragazzi, il corpettino in diamante vuol dire protezione. Non so quanto mi dia, perché sinceramente non me lo ricordo, però me ne dà un bel po' e io me lo metto tipo subito. Ok, a questo punto sono abbastanza pronto per uno scontro, penso. Quindi potrei provare ad andare al centro, quello all'arco. Devo stare attento a quello all'arco. Quindi faccio un ponte... Sì, lo faccio bene il ponte, dai, che se ne frega. Non voglio rischiarmela. Ok... Con un salto ci arrivo, sbam. Ok, siamo al centro. O almeno penso sia al centro. Non ne sono sicurissimo a dire il vero. Però dovrebbe essere questo. Allora, c'è qualcuno oppure no? Prima ne ho visto uno. Sì, ma che fine ha fatto? Non lo so a dire il vero. Non me lo ricordo mica. Non so dove andare. Non so dove andare. Ma no, questo non è il centro forse. Questo è un'isola di qualcun altro.
O no? Sì, è il centro. No, non lo capisco. Sembra tutto così uguale. Cosa devo fare? Però non ci sono Lucky Block, quindi boh. Ah, ok, comunque queste isole qui sono tutte collegate, quindi perfetto. Potrei andare tipo qui. Ok. E collegarmi. Non mi ha visto. Ok, collegarmi in modo lezzo. Qua. Ok. Saltello qui. Lui mi sta ancora mirando, forse sì. Ok, però ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Prendiamo il diamantino che sta qui allora a questo punto. Ok, ragazzi, ok. Allora, se lui mi becca con la freccia, comunque sono protetto abbastanza bene. Quindi non mi dovrebbe fare molto male. Ora, mi faccio appunto anche i pantaloncini. Me li metto subito. Spacco questo. Mangio un panino. Che fine hanno fatto i miei panini? Eccoli qua, perfetto. E poi provo subito ad andare da lui, che in teoria è davanti a noi. Non so se ci sono altri collegati a queste isole qui, sinceramente, eh. È tutto un po' un mistero, diciamo. Sì, ok, ci arrivo. Però qua c'era qualcuno oppure no? Sembrerebbe di no. Ok, ragazzi, ce la posso fare. Ok. Raga, mi ha visto. Questo mi ha visto. E qui da me. E qui da me. Cosa vuole fare? Dai. Dai, di sotto, di sotto, di sotto. Ragazzi, sto spammando un pochettino perché volevo buttarlo di sotto. Però vabbè, inutile, facciamo PvP. Almeno prendo io anche la sua spada se riesco ad ucciderlo. E comunque sono messo molto meglio di lui di armatura. Ok, dai, proviamoci. Ragazzi, questo mi devasta, questo mi devasta. Oh, l'ho vinta! Era l'ultimo! Era l'ultimo! Oddio! Oddio! Vabbè, ci stava, dai. Seconda partita, stessa mappa. Stavolta voglio provare a fare una cosa un pochettino più tattica, ovvero quella di cadere qua sopra. Sbam, ce l'ho fatta, così almeno non devo risalire e mi levo veramente una gran fatica. 3 Ender Pearl, è tantissimo, eh. Ragazzi, a parte che le Ender Pearl già sono rare, ma averne 3 è tanta roba, veramente. Quindi, si è salvata. Si è salvata, si è salvata. Tutti tranquilli. Ok, allora, se caro mi faccio male. Ok, sì, mi sono fatto male, ma nemmeno troppo. Subito gli spari così. Che cattiveria però. Staffa dello scudo, buonissima, veramente buona. Questa dovrebbe essere della vita o del fuoco, rigenerazione, perfetto. Allora, come al solito io mi piglio questi qua perché sono buonissimi per farci i panini in caso non dovessimo trovare il cibo e penso che non lo troveremo, ragazzi, perché ci mancano 2 Lucky Block da aprire in teoria. No, 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 no. Scappo, scappo in casa, ok. Allora. Ok, i panini li abbiamo trovati, i panini almeno li abbiamo trovati. Allora, cosa posso fare? Qua c'è una crafting table, quindi ne approfitto e mi faccio subito tantissimi panini. Qua c'è lui fuori. Brutta storia questa. Come al solito prendo la legna perché non posso fare altrimenti, ragazzi. Cioè, devo prendere assolutamente per spostarmi. E c'è da dire una cosa. Finché c'è il Blaze là, maledetti Blaze veramente, non posso assolutamente fare i ponti perché mi ammazzano. Cioè, mi ammazza il Blaze. Però io comunque ho la staffa della rigenerazione, quindi almeno che non mi butti di sotto ce la dovrei fare. Avvicinati. Avvicinati, Lezzo. Cosa fa? E muorici. Ok, perfetto, l'ho ucciso. Oh, mi ha sparato qualcosa. Dall'alto. Perché dall'alto? Perché sta prendendo fuoco tutto qui? Cosa c'è, qualche vicino cattivo che mi lancia le cose? Beh, potrebbe anche essere, in effetti. Ok, a questo punto, ragazzi, io mi collego nell'isola. No, cavolo, non ho nulla da lanciarli. Le mie staffe non fanno danno a distanza. Vabbè, comunque io mi collego a quest'isolina qui, che è quella che sta tipo tra il centro e noi. Che almeno lì ci sono 2 Lucky Block e i diamanti che non possiamo prendere, però magari in un futuro li potremo prendere. La smetti di tirarmi le cose, per favore? Sei noioso, veramente, sei noioso. Ok, hai smesso? Bravo. Ok. E vabbè, guarda che non mi puoi più fermare ormai, cioè ormai sono qui e ci resto, per dire. Quindi, no, 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 cosa scava sotto i piedi? Dio mio. Dio mio. No, 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 no. Questo è messo bene, ragazzi. Questo è messo bene. Questo è messo bene. Posso spammare così. Spammo, spammo, spammo. Spammo, spammo. Sono caduto. No. No, accidenti. Accidenti.
Ok ragazzi, eccoci nell'ultima partita, sempre questa mappa lezzissima, e io devo dire una cosa molto importante, ovvero che ragazzi questa serie qui la continuerò soprattutto nei prossimi giorni, cercherò di portarla un pochettino più spesso rispetto ai periodi precedenti, uno scudo che non userò mai che è bello, e volevo appunto dire una cosa molto importante. Io ho notato che comunque, almeno per quel che mi riguarda, mi diverto molto di più nella modalità team, non perché tanto, non so, ci sono i team robe varie, ma perché ho visto che le mappe sono più grosse, sono più divertenti, ci sono più scontri e tante lezzatine varie, quindi sinceramente penso sia più figa come cosa. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Però, ragazzi, uno è già andato al centro. Cavolo, e ora? Come faccio? E si è già preso tutto. E meno male che avevo trovato subito i blocchi. Potevo andarci pure io subito. Vabbè, ora si scannano quei due lì. Io vado lì a cleanappare a questo punto. Vai, perfetto. Picchio lui che ha la spada, ragazzi. No, ma si è tippato! Ma si è tippato! Ma no, mi ha avvelenato! Proprio in tempo per il veleno ci sono andato, eh. Ok, almeno è morto, almeno è morto. Scappo. Scappo un pochettino, ragazzi. Che ho... quella della vita, perfetto. Ho quella della vita, così mi rigenero. Ok. E qua c'è già un altro tipo. Cosa ho anche? Ho rigenerazione. Rigenerazione mi serve assolutamente, ragazzi. Con il veleno devo contrastare in qualche modo. Dai. Ragazzi, però non c'ho vita, non c'ho cibo, non ho nulla. Qua... Oh, lui è in trappola, lui è in trappola. Cosa fa? Io me la prendo con te. Poi, pensa a te. Perché è l'armatura. No, 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 no. Brutto lezzo. C'era un altro lì, c'era un altro lì però. Cavolo, ragazzi. Ok, un casino questo qua. È un casino. No, devo scappare, ragazzi. Devo scappare. Non ho l'armatura. Me la devo mettere. Ok. Devo scappare da questa parte. Sembra una buona scelta. Ah. Ok, questo è un problema, ragazzi. Questo però è un problema. Vabbè. Vieni qui pure. Vieni. A mani nude. Guarda, non so quanto ti convenga, eh. No, ma... Sei lezzo. Ragazzi, ora mi uccide anche. Ora mi uccide anche. Non riesco a colpirlo. Ok, ora sì. Ok, sta scappando, ragazzi. Lo lascio scappare io perché... Oddio, sono straincasinato, ragazzi. Ok, finalmente c'ho il cibo. Devo soltanto prendere un pochettino di tempo, ragazzi. Scusate, ma veramente... C'ho una fame boia e devo mangiare, ok. Soprattutto c'ho anche l'armatura, ho visto. Allora, quindi mi devo sistemare l'inventario perché questa parete qui è fattibile se mi sistemo. Cos'ho? Ok, ho tutto. Ho tutto. Ho visto che al centro c'erano anche i blocchi di ferro. E quindi li potrei prendere. Ora, ce n'è uno sopra. Ce n'è uno davanti messo veramente bene. E poi ci sono io che faccio il lezzo. Quindi, prima di tutto faccio così. Ok. Poi, tu che sei lezzo... Cosa fai? Ok. Sì, sì, fai pure così. Guarda che ti becco lo stesso tanto, eh. Ok, di nuovo. No, speravo fosse un colpo perfetto, invece no. Vabbè, perlomeno si è buttato lì sotto, ragazzi, mi ha lasciato libero il pezzo sopra. Per dominare dall'alto, perfetto. Quindi, allora, ha lanciato un enderpearl. Vediamo se ci si tippa. Non lo so, non l'ho ben capito a dire il vero. Comunque, vabbè, nel dubbio, se non è morto nessuno vuol dire che si è tippato ed è laggiù, oppure l'ha affilata completamente. Detto questo, ah, eccolo qua. Ok, l'ho ucciso, ragazzi, l'ho ucciso. Poi ce n'è una a sinistra che sta combattendo contro un Blaze. Ma lo lascio morire sul Blaze o provo a ucciderlo? Non so, mi fa un po' pena. Potrei anche salvarlo. No vabbè dai, bello mio, sei morto praticamente. Muorici però. Devo stare attento però che non arrivi nessuno là dietro, perché ce n'era un altro. Ah, siamo ancora in 7 vivi oltretutto. Ok. Ce n'è uno lì. Oddio raga. Questo secondo me mi devasta un pochettino. Devo provare a ucciderlo in qualche modo. Questa che pozione è? Swiftness dovrebbe essere della velocità. Sì, speed 2. Ok ragazzi, perfetto. Quindi in teoria così non mi becca. Invece mi ha beccato. Mi ha beccato. No, devo scappare, devo scappare. No ragazzi, mi si bugga tutto. Mi si bugga tutto. Perché mi si bugga? Devo scappare di nuovo da questa parte. Devo scappare di nuovo. Devo scappare di nuovo. Devo mangiare. Ok, ok, allora, ci posso riprovare, ci posso riprovare, ma prima mi devo rigenerare un attimo. Ragazzi, non mi interessa se si rigenera pure lui, comunque io sono messo abbastanza decentemente. Quindi, no, mi si è aperta, no cavolo. Ok, c'ho la spada più potente della sua, c'ho la spada più potente. Anche se sono partito con meno cuori, sono più potente. Dai. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Cosa sta facendo? Scappa lui. No, cavolo, l'ha preso nel momento sbagliato. Dai, due colpi pieni sono arrivati, eh. Due colpi pieni non sono da sottovalutare. Probabilmente si è già rigenerato tutto. Sì, sì, scappa pure da lui per venire... Cioè, scappa da me per andare da lui. Vai, vai, tranquillo, eh.
Ok, anche lui nel buco è andato, perfetto. Che buco è questo? No, ragazzi. È messo molto meglio di me, è messo molto meglio di me. Devo scappare, devo scappare. No, ragazzi, questo mi devasta. Mi devasta. No, mi ha ucciso, cavolo. Era tutto in diamante, ma com'è? Vabbè, ragazzi, una sconfitta un po' lezza, però perlomeno una l'abbiamo vinta. Si vede che in quelle team si va un pochettino meglio, almeno per ora, e in quelle solo un po' peggio. La prossima volta cercherò di portarvi quelle in team e magari con qualche lezzino. Detto questo, spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto e quindi ciao a tutti.